Ciao, sono il Sole. Io con i miei raggi UV faccio bene alla vostra salute perché vi permette di assimilare la vitamina D. Ma se la vostra pelle sta troppo tempo al sole, i miei raggi possono recare danni al vostro corpo. I raggi UV si dividono in 1. UVA. Possono penetrare nel secondo strato della pelle. 2. UVB. Sono più intensi dell'UVC e arrivano al primo strato di pelle. Possono scottare. 3. UVC. Vengono bloccati dall'atmosfera e sono molto nocivi. Il ragazzo si sta abbronzando. Che bella giornata oggi. I raggi solari si avvicinano alla pelle del ragazzo. Oh no, mi sta scottando, perché non mi sono messa la crema solare? Dopo un giorno, il ragazzo torna al mare. Oggi mi metterò la crema, almeno non mi scotterò più. Voglio abbronzarmi, ma il sole può farmi male. Cosa posso fare? Batti la lampada. No, anche la lampada mi fa male. Consigliami qualcos'altro. Non so, allena la melanina. I dermatologi consigliano di evitare il più possibile l'uso. Le radiazioni delle lampade, prese in dosi massicce, possono provocare problemi alla pelle, tipo eritemi. Inoltre, sedute troppo ravvicinate invecchiano la pelle e aumentano il rischio di tumori. E gli occhi, senza gli appositi occhialini, possono mostrare infiammazioni e danni più seri. Inoltre, non tutte le persone possono usarle. 1. Applicare prodotti solari adatti al proprio fototipo in quantità adeguate, prima di esporsi al sole. Rinnovare frequentemente la loro applicazione per mantenere la protezione, soprattutto dopo il bagno in caso di esposizione prolungata. 2. Prendere il sole gradualmente per non più di 20 o 30 minuti al giorno. Oltre questo limite, la produzione di radicali liberi aumenta in maniera considerevole. 3. Trascorsi i primi giorni di esposizione, se ne può aumentare progressivamente la durata, senza dimenticare di proteggersi con prodotti solari adeguati. Una abbronzatura parziale o avanzata non costituisce una protezione adeguata. Evitare di esporsi al sole tra le ore 12 e le ore 16. In questo momento della giornata l'irraggiamento solare è all'apice della sua intensità. Applicare sempre sulla pelle più delicata dei bambini un prodotto resistente all'acqua e con un alto indice di protezione. Non esporre i bambini di età inferiore ai 3 anni al sole durante le ore più intenso irraggiamento. Proteggersi adeguatamente durante qualsiasi attività all'aria aperta. Indossare un cappello e occhiali da sole con lenti omologate in grado di filtrare i raggi UVA e UVB. Durante l'esposizione solare prestare particolare attenzione alle circostanze ambientali che possono aumentare il pericolo di scottare. Altitudine, cielo nuvoloso, superfici riflettenti, neve, sabbia, acqua, vento fresco. Asciugare bene dopo ogni bagno. L'effetto specchio delle goccioline sulla pelle riduce l'efficacia dei prodotti di protezione, anche se resistenti all'acqua. Regole ABCDE per la diagnosi clinica di melanoma. A come asimmetria. I melanomi sono di solito asimmetrici. Una metà della macchia cutanea potrebbe essere più grande dell'altra. B come bordi. I bordi del melanoma sono irregolari. A carta geografica, al contrario di quelli dei normali neri. C come colore. Il melanoma è spesso policromo, ovvero presenta colori diversi come il nero, bruno, rosso e rosa. V come dimensione. Una lesione cutanea sospetta che abbia un diametro superiore ai 6 mm. Deve essere verificata da un specialista. E come evoluzione, la lesione cutanea che tenda a modificare la propria forma, il colore o la superficie dovrebbe essere ritenuta sospetta e da verificare.